Oggi si commenta esoterico del clan degli Arati, una partita ladder, suppongo, contro un Protoss di nome Old Child. Tra l'altro un Protoss di livello platino, quindi sicuramente esoterico sta migliorando piuttosto velocemente, perché insomma in una season riuscire a trovare un agente di una lega più alta vuol dire che se non si è prossimi alla promozione poco ci manca. Ok, impongo la nebbia di guerra contro quando si parla. Tra l'altro, guardate, questo Old Child è un ragazzo italiano. Buona a sapersi, mi fa piacere sapere che ci sono tanti italiani in circolazione. E comunque niente, diciamo che quando giocate voi, tengo le nebbie di guerra per meglio immedesimarvi nelle vostre giocate. Quando si parla di professionisti, invece, le nebbie di guerra la tolgo in modo tale che così possiate anche vedere al meglio come gioca l'avversario. Interessante vedere come esoterico scouta anche gli angoletti, già che ci sei scouta anche questo è un posto abbastanza buono dove mettere i proxy. E ok, quindi io credo una partenza di Rax con Gas. Con Gas perché molto probabilmente assisteremo ad un Reaper con reattore. Ok, arriva. Vedi che non c'è il doppio gas, siamo a 15, quindi già si può escludere un all-in. Tra l'altro vede anche dove sta il secondo pilone, quindi quando arriverà con il Reaper, conoscendo la posizione dei due piloni iniziali, dovrà insomma capire dove sta il terzo. Più difficile se ovviamente ne scotava soltanto uno, perché a quel punto ne avrebbe dovuti trovare ben due, no? Interessante vedere come esoterico nel tornare indietro controlla anche le Torix e il Naga. Bravo. Un numero di APM devo dire tutto accettabile. Si va dalle 70 alle 108 di media. Vuol dire che inizialmente quando c'è poco da fare non fa nulla. Benissimo, io sono uno di quelli che l'APM le alza soltanto quando serve. Una sonda che veniva da questa posizione, mi sarei immaginato che lì ci fosse tipo un pilone, invece il pilone non c'è. Esce fuori il Mothership Core, il terzo pilone viene fatto in questo momento e la cosa non mi piace particolarmente. E va bene, anche perché qui non c'è un Nexus, quindi cerca di avvolteggiare perché 4,50 solitamente è le tempistiche con cui un Protoss che non olina fa un Nexus. Arrivano i Marine contro uno Stalker che non farà assolutamente danni. Quando c'è uno Stalker è bene mandarli via i Marine, non ha senso attaccare con due Marine uno Stalker. È preferibile che te ne stai indietro, aspetti che sono 4, alzi deposito e lo vai ad attaccare. Ora anche qua in realtà, che qui la micro non è stata forse eccezionale, anche lui poteva fare qualche cosa di più con questo Stalker, però pazienza, spazio porto. Allora, io questa partenza l'ho fatta per un sacco di tempo, ho scoperto non essere così efficace, ti dico perché. Perché si accumula tantissimo minerali. Te in questa partita non hai accumulato minerali per due motivi, perché hai messo in coda i marine e perché hai fatto un bunker che non serve in realtà. Puoi farti direttamente un centro di comando, finita questa Rax, in base. Così se anche per caso viene uno Stalker, riesci a fare quei quattro Marine politici per scacciarlo. Vedi in questo momento che l'avversario ha messo un Nexus un po' tardi. Un po' tardi, scouti una fabbrica, scouti un gate, quindi sai che comunque sia le mine non avranno molta efficacia. Scouti anche una forgia, quindi molto probabilmente l'avversario potrà mettere dei cannoni. E staremo a vedere. Questa, ribadisco, è una build che ho utilizzato per tanto tempo, ma che ultimamente mi convince poco. Sia quando faccio mech, sia quando faccio bio. Tra l'altro questa non è una partenza per bio. Se vuoi fare bio, io ti consiglio un altro replay. No, nel replay forse non ce l'ho di questa bio. O forse sì, forse era TBin contro MC, forse era quello. Comunque sì, ecco, in sostanza si fa presto un centro di comando orbitale. Poi ad appoggio a queste due Rax, minando soltanto da un gas, questa Rax aggiuntiva correttore, si fanno altre due Rax. Una delle quali si mette in modo tecnologico e l'altra, senza mettere niente, si produce Marine. Quindi produci tre Marine alla volta e un Marauder alla volta. Quando tipo hai sei Marine,
attacchi, se Marino Mordor attacchi, fai sprecare un Mothership Core e fai comunque pressione su questo schieramento. Arriveresti in questo preciso momento, se fai come ti ho detto, no? Quindi l'avversario sarebbe costretto a sprecare un Mothership Core. E dietro Macri con un po' in modo un pochino più convincente. Ecco quello che ti dicevo. Le mine arrivano, sparano un colpo, ne ammazzano una, però l'avversario è ben difeso, devo dire che è stato molto bravo, perché ha già il cannone e l'osservatore, quindi le mine non hanno sortito l'effetto sperato. Tra l'altro ti aveva scoutato, vedi questa fabbrica, quindi se lo hai immaginato che stavi arrivando, ma comunque sì, anche tu durante lo scout del Reaper io avrei variato e non avrei fatto quell'apertura. E comunque, ecco, come vedi, questa è una partenza estremamente lenta per quanto riguarda la bio, eh. È molto lenta perché comunque sia a 9 minuti dovrebbe essere dovresti avere una tech con delle medivac già in volo pronte ad attaccare l'avversario e mettere pressione sullo schieramento nemico. Quindi, ricapitolando, fai un Reaper, fai un reattore, accumuli 400 di minerali e crei un centro di comando in base, aggiuntivo. Appena hai 150 e 150, minando soltanto da un gas, aggiungi due racks. Questa racks con reattore non deve mai smettere di produrre marine. Fatte le due racks aggiuntive, una gli fai il modulo tecnologico subito per imparare lo steampack e lo scudo, e l'altra semplicemente per fare marine. A quel punto, vedi un po' te, prima fai una piccola pressure contro l'avversario e poi insomma inizia ad andare all'attacco con le medivac. Sicuramente ti serve una bay verso i 7 minuti e mezzo per imparare solo esclusivamente da quella bay sia il più 1 all'attacco sia il più 1 alla difesa. Solo dopo metti giù un'armeria e poi una bay aggiuntiva quando il gas inizia a fluire abbondantemente nelle casse del giocatore Terran. Arrivano le medivac, arriva un Viking, numero di SCV 38. Vediamo quando si arriva, poi l'importante è, come dicevo sempre, 12 minuti sono un'indicazione un pochino migliore, prima è difficile. Ok, hai adesso le medivac, è un buon momento per andare all'attacco. Scouti, vedi che in produzione è una lancia termica, questo per te è un bel vantaggio, sapere che sta facendo l'avversario, cioè che punterà su Colossi e sta facendo anche ovviamente il più uno all'attacco. E qua vediamo un po', proverei però molto probabilmente un multidrop, qua è sbagliato, dico anche perché questo è un momento della partita in cui i drop non servono più a nulla, perché comunque sia devi essere molto bravo per far workare i drop, no? E in questo momento della partita i tuoi drop contro una, cioè se hai difeso prima con uno Stalker e un Mothership Core. Ok, figuriamoci adesso che sei a 12 minuti. Intanto arriva drop interessante, io avrei fatto una click su queste unità e poi un drop in movimento. Vediamo se lo fai, un drop in movimento. Questa Medivac continua a non droppare le unità. Ok, imparati a droppare in movimento, mi raccomando, eh. Arriva questo scout e vedrai che adesso partirà tipo un Mothership Core e anche se tiri giù questo cannone servirà poco. Partirà un sovraccarico fotonico, ecco, vedi? Quindi comunque sia è stato uno spreco inutile di risorse e di tempo. Lo scopo della bio qual è? Tenere l'avversario sotto pressione nell'early game con grazie a Steampack e Medivac. Creare un terzo centro di comando verso 9 minuti e mezzo, lo puoi già mettere in posizione, tanto salvo lean, il Protoss non è pericoloso, ed utilizzare tutte queste unità per mettere pressione qui. Vediamo un po'. Ecco. Qua si arrivavi a 11 minuti e mezzo, come ti avevo detto, in superiorità numerica, quando l'avversario ama la pena un colosso, e soprattutto questo non è costruito, glielo tiri giù. È un Protoss che mina soltanto da due gas, fa estremamente fatica a vincere la partita perché non riesce ad avere l'unità di T3 che tanto vuole. Te sfrutti quell'occasione per andare sopra di upgrade e di macro. Ok? Quindi in realtà adesso qua c'è un altro multidrop interessante, devo dire. Peccato che le unità sono poche, quindi un solo router che poteva fare veramente un sacco di danni se veniva curato da questa medivac, ma preferisci scappare. Ok. E poi un altro problema, le racks sono poche, ovviamente 4 racks sono una miseria. Partiamo anche da questo presupposto.
Unità 46, e qua veramente si vedono i grossi limiti poi in termini di macro, perché comunque sia il game stai avanti da un bel po' e te nell'uso della fanteria non stai sfruttando quello che è il vantaggio del giocatore Terran, cioè poter andare sopra di macro, avere una terza, limitare la terza a sua volta del nostro avversario e avere un'economia solida. In questo caso, a parte quel piccolo attacco, non è giustificabile comunque sia che tu abbia soltanto 46 SCV. Un colosso cade, mancano i Viking, che poi se non sbaglio hai fatto due spazi porti, ma come dicevo non hai un'economia così solida da poterti permettere una produzione continua di Viking e Medivac, almeno fino a questo momento. Poi ovviamente quando si attacca si tende a bancare, eh. Ecco che arrivano, vediamo se riesce a tirare giù questo colosso. Ok, vediamo un po', sarebbe veramente spettacolare tirare giù questo colosso. Queste Viking non lo vedono, avrebbero potuto tirarlo giù. Peccato, perché quel colosso più avanti potrebbe essere veramente dannoso per te, eh. Qua c'è una fabbrica che vola e qua continua a puntare sulla terza. L'app che suona 1-1. Vediamo se il Protoss ti lascerà tirare giù questa base oppure no. No, non ci riesci. Qua stai facendo degli scambi poco costo efficienti. Poco costo efficienti. Vediamo un po'. Hai perso i Viking. A questo punto, questo è il momento in cui il Protoss ti ha distrutto quasi tutto e potrebbe contropushare, eh. Vediamo un po', muli, unità 49, 57 per il Protoss. Ok, ultimamente se gioco alterno bio oppure mech. Nell'ultima partita che ho fatto a 25 minuti avevo 12 centri di comando orbitale e 200 psi di Battlecruiser dopo aver riciclato i miei tipo 30 SCV. Una goduria che non ti dico. Ok, vediamo un po'. Qua ovviamente c'è un attacco. Tira giù il tuo centro di comando. Potevi liftarlo, qua non l'hai fatto. Credo che a breve il GG sarà d'obbligo. Questo drop viene annichilito proprio. E arriva il GG. Va bene. Guarda, tanto per parlare, questa è un'armata che se tu ci avessi una triple M classica 200 psi 2-2 l'asfalteresti senza Viking. Il tuo problema, come sempre, insomma, si è migliorato tanto, però continua ad essere un po' le build order, un po' i timing e un po' la macro. Parliamo di build order, puoi fare queste partenze. Ok, sicuramente lo puoi fare, però devi anche valutare. Valutare perché comunque sia, se l'avversario ad esempio è cannoni, non è detto che tu debba per forza andare di mine, no? Ho visto recentemente il replay di Cass, lo puoi guardare, molto interessante, dove fa un drop di 8 marine seguito da 5 Helion direttamente in natural. Quando l'avversario sposta l'unità per andare in mine a coprire quegli 8 marine che arrivano con il drop, tu entri in natural con le Helion e gli bruci le sonde, per esempio. E quindi questo è un punto iniziale. Devi essere molto più attento nelle fasi iniziali della partita e ti devi mettere in testa che te con il reattore puoi reggere qualsiasi cosa. Magari è un po' più complicato reggere un poke di Stalker e Zaloti e Mothership Core, però te ne accorgi subito perché se il Protoss non sta boostando il gate prima ancora di avere Forgia, sei tranquillo. Devi produrre Marine senza sosta da questo, evitare di fare il bunker e fare un centro di comando prima della fabbrica, se vuoi fare un'apertura di 1-1-1. Se vuoi giocare bio, io ti consiglio una cosa molto più semplice, che attualmente viene usata tanto. Come ti ho detto, fai centro di comando, mini down gas, sempre con 3. Mi butti giù due racks aggiuntive,
A una gli costruisci un modulo tecnologico, all'altra no. E poi non smetti mai di produrre unità. A quel punto te devi sempre produrre tre marine alla volta, un marauder alla volta, imparare lo steampack, non smettere mai di produrre SCV e non andare mai in Psylocke. Appena hai 6 marine, 7 marine e un marauder all'incirca, provi una prima pressor. Gli fai sprecare il mothership core, vedi che cosa ha, lo metti un pochino sulla difensiva e te ne torni a casa. Se riesci a mangiare qualche probe bene, altrimenti ti ritorni via. A quel punto, verso i 7 minuti e mezzo, 7 minuti, anche prima, butti giù un secondo gas, inizia a fare una fabbrica, inizia a fare uno spazioporto con Medivac e quando tu arrivi a fare la prima pressure vicino agli 11 minuti, se ti hai giocato bene, devi avere 3 centri di comando già in posizione, devi essere prossimo a 60 SCV e devi avere almeno 5 racks attive. Uno spazioporto solo. A quel punto vai a prestare qui i drop contro Protoss, sono inutili se non si sanno fare, ma non si sanno fare è relativo, cioè nel mid game fare un drop così a caso a 11 minuti, qui dopo che hai visto che qua c'è un cannone e c'è Mothership Core in posizione e a questo punto ci saranno anche unità, non ha senso. È preferibile che te raccogli tutte le unità insieme e costringi il Protoss a muoversi in un punto dove non ha il Mothership Core, con possibilità di lanciare il sovraccarico fotonico, cioè in terza. Lo limiti, lo lasci lì, lo lasci su due basi, te intanto su tre basi ti espandi, macri, aumenti il tuo esercito. Un Terran che fa un'apertura del genere, io sarò ripetitivo in quello che dico, però se giochi bene 15 minuti e mezzo, 16 minuti, hai 200 psi di roba. Ma lo sai che vuol dire 200 psi di roba? Vuol dire che premi A, premi T e clicchi il Protoss. In questo caso. Qua ovviamente, come ti ho detto, il problema è la macro. Perché comunque sia questa base è arrivata adesso, non c'è bisogno di metterci una planetaria, la planetaria magari, non lo so, dipende dalle strategie, qui non serviva in questa mappa. Quindi se riesci a migliorare la macro in questo senso, vedrai che migliori. Lo puoi fare, guarda, prendi il computer, divertiti, guardati uno streaming, io ieri guardavo gli streaming di Demaslim, è molto bravo anche lui. Ti guardi uno streaming, ti guardi una build order che ti piace e te lo imponi. Devo arrivare a, che ne so, 14 minuti con il 2-2 in produzione e 160 psi di roba. Giochi contro il computer e devi perfezionare le meccaniche. Le meccaniche si perfezionano meglio giocando con il computer e non contro il PC perché, e non contro gli avversari reali, perché a volte si ha la tendenza ad essere impauriti da quello che può fare il Protoss. In realtà le meccaniche devono essere pulite, devono essere solide, vuol dire che te non devi mai andare in Psylocke e devi produrre continuamente un'armata. Perché ti dico questo? Perché tu, per farti un esempio, vediamo quanto avevi a 11 minuti. A 11 minuti un Terran che segue delle build order decenti sta su 110-120 psi per poter muoversi nella mappa liberamente, questo genio Protoss alla difensiva. Te quanto avevi? Avevi 75 psi, che sono poche, 40-50 psi in meno di quello che dovresti avere. Quindi comunque sia, stai molto attento, perfezioni le tue meccaniche e vedrai che riuscirai ad ottenere ottimi risultati. Spero di essere stato utile, grazie a chi ha voluto vedere, grazie a chi si è messo a vedere questo video e grazie soprattutto a Esoterico che ce l'ha passato. Ciao ciao!